guarda dove ti ho portato oggi. Qui abbiamo l'Alessinia, un posto meraviglioso. Non so se senti, c'è il rumore delle mucche, il rumore dei campanelli. Da queste parti ovviamente producono un latte meraviglioso. Prova a vedere qua. Questo è un latte che ho appena preso in una malga qua giù, che io adopererò oggi per fare una crema afrodisiaca al cioccolato, ecco. Ok, il procedimento è molto semplice. Tu metti a scaldare del latte, lo metti qua dentro una pentola. Finché si scalda, aggiungi 2 cucchiai di zucchero. 1 e 1, 2. Poi aggiungiamo un cucchiaio di farina. Ecco qua. E comincio poi a mescolare. Bene, continuiamo così per qualche minuto finché il nostro composto non comincia ad addensarsi. Guarda qua. Ok, adesso prendiamo 50 grammi di burro. Anche questo l'ho preso qui, nella stessa malga dove ho preso il latte. E lo versiamo dentro alla pentola. Metterò un ingrediente segreto. Ne metterò un po'. È un ingrediente segreto, per cui ti invito a scoprirlo e a provare ad indovinarlo. Prova magari a mettere qua sotto un commento, così vediamo se hai indovinato sul serio. Continua a mescolare. E aggiungiamo il nostro penultimo ingrediente. Guarda un po' qua, della cioccolata fondente, 100 grammi di cioccolata fondente. Alza il fuoco e porta alla ebollizione. Come puoi vedere, la mia crema si sta addensando. Senti che profumo? Bene, la nostra crema è pronta, ora la possiamo mettere nella tazza. Ok, bene, la nostra crema è finalmente pronta, manca un ultimo ingrediente, un tocco di classe, una cosa che ho deciso di mettere perché da queste parti fanno dei buonissimi biscotti, per cui ho preso dei biscotti sempre della zona, dei biscotti molto semplici. Ok, la nostra crema adesso è decisamente pronta, completa, ultimata, e non mi resta che assaggiarla e farti sapere com'è. È meravigliosa, una crema al cioccolato con dei biscotti e un ingrediente segreto che ti ricordo di provare ad indovinare. Buon appetito e arrivederci alla prossima ricetta.